dove ci troviamo? Siamo a San Michele all'Adige, al Museo dei Costumi della Gente Trentina. Il Museo degli Usi e dei Costumi della Gente Trentina, qui a San Michele all'Adige, merita una visita, anche solo per l'edificio in sé, un ex convento che risale al XII secolo. Il museo occupa ben 43 sale dell'edificio che si sviluppano su 5 livelli e sono suddivise in base alla tipologia di attività. Si comincia con l'agricoltura, c'è poi la sala del grande mulino, con un autentico mulino vitruviano che risale al 1828. Si passa poi alla lavorazione dei metalli con la fonderia. C'è la fucina e diversi altri marchingegni per la lavorazione in particolare di rame e ferro battuto. Tra i numerosi oggetti esposti spiccano gli ingranaggi da campanile, anch'essi risalenti al XII secolo. Il percorso prosegue, passiamo all'allevamento, alla lavorazione dei tessuti come lana, lino, seta. E poi alpeggio, caccia, pesca, apicoltura, con il bugno spaventaorsi, un'eccentrica casetta per le api che aveva lo scopo di scacciare gli orsi golosi. Notevoli anche le sale dedicate alla raccolta e alla lavorazione della legna, con la segheria veneziana lunga quasi 10 metri. I piani alti sono dedicati agli aspetti più intimi e rituali della vita rurale di una volta, gli ambienti domestici, elementi d'arredo, come ad esempio le splendide stufe a olle in ceramica. I riti nuziali e quelli mondani, gli strumenti musicali e le maschere carnevalesche. A chiudere il cerchio, il percorso dedicato alla produzione del vino, fiore all'occhiello dell'agricoltura trentina. E lungo questo percorso sono disseminati oggetti che i bambini devono trovare per completare la caccia al tesoro. Il premio è un giocattolo che possono costruirsi da sé, proprio come succedeva una volta.